Ragazzi, è arrivato il momento. Bella raga, sono Steven Basolari, sono da Evo Sound. Qualche video fa avevo promesso, avrei fatto frappare le mie macchine. Oggi ci siamo. Questa è la prima, è la Lamborghini. Sotto questo telo si nasconde il nuovo colore. Neanche io lo so, Pasquale. Sono un po' agitato, ti dico la verità. Ragazzi, ho detto a Pasquale, fai quello che vuoi, stupiscimi. Basta che sia un colore un po' fluo, un po' tamarro. Noi abbiamo ascoltato le sue idee, le abbiamo applicate. Adesso vediamo il risultato. Pronti ragazzi? Ci siamo. Qua di fronte, cioè gli diamo la telecamera, c'è un Ferrarino. L'ho visto. È uno dei primi Ferrari ibridi della storia, con più di 1000 cavalli. Cioè, questa è una bomba. Quindi Pasquale, cliente, ha dato carta bianca. Carta bianca, però vuole cambiare il colore forse. Da rossa a nera. A nera o grigio, come fa? Fai te, se te la faccio vedere anche lì, che vai almeno. Ti faccio anche salire, intanto. Bellissimo, cavolo, mamma mia. Nico, vieni. Marca. Prossimo acquisto? Chissà che questo sarà il prossimo acquisto. Bellissimo. Torniamo alla Lamborghini Huracan, andiamo a vederla. Allora, ci siamo Pasquale, è arrivato il momento. Finalmente, non dormivo di notte. Portami insieme? Insieme, dai, insieme. Vai. Oh, c'è un po' di suspense. Ragazzi, ci siamo? È arrivato il momento. Wow, mamma mia, che bomba Pasquale. Guarda che roba, i dettagli col carbonio. Mamma mia, pazzesco. No parole, non so cosa dire. Ragazzi, in quest'auto abbiamo messo anche dei piccoli particolari. Abbiamo fatto questa parte di minigonna, in modo che anche se scende non si sporca, essendo anche scuro. Abbiamo fatto gli specchi neri per riprendere il cerchio. Abbiamo fatto il cerchio, la parte esterna in carbonio forgiato. E soprattutto, oltre che i due lampi, la bocca in carbonio sempre forgiato, i fari in uno smoke fume MPPF, che serve per proteggere anche per scurire appena appena e non perdere la luminosità. Questo colore è nuovissimo, è una pellicola nuovissima che questo colore è rarissimo, sei uno dei primi ad avere in Italia. Come ogni opera d'arte ci vuole una firma. Cioè, firmo col pennarello sopra la mano. No, noi ti abbiamo preparato una cosa che devi far te però. Devi frappare la tua scritta sulla macchina. Fammi vedere. Guardate cosa devo mettere adesso. Dove la mettiamo? Decidi tu dove metterla. Forse qua troppo tamarra. Sullo specchio non si può, giusto? Perché no, si rovina. Qui dai, questa zona qui. Secondo me è top, cosa dici? Anche secondo me. Tamarri, ma non troppo ragazzi. Siamo Nico, pronti a mettere l'adesivo Steven Basolari sulla Lambo. Speriamo di non fare cavolate. Vediamo. E andiamo. Grande. Lamborghini quindi è stata fatta, anche grazie agli spunti che ho letto nei commenti dello scorso video. La prossima sarà la Bentley, quindi aiutatemi a scegliere il prossimo colore. Un ringraziamento ancora a Pasquale di Evo Sound. Bella.